Ciao a tutti, amici, Vapers e benvenuti. Saluti da Mister Ninno. Canale YouTube Only Svapo. Recensione del Karma Kit di Geek Vape. Eh, kit completo di tubo meccanico completamente in rame con una bellissima lavorazione, dotato quindi nel kit di atomizzatore RDTA, capienza 5 ml 5 ml o di RDA, quindi atomizzatore da trippi, ragazzi. Si comporta bene. Bello nella sua forma, importante ha i, i buchi per lo sfiato dell'aria per un fattore di sicurezza. Un'altra sicurezza, ragazzi, la troveremo internamente al tubo che è isolato. Si comporta, ragazzi, veramente bene. Andiamo quindi a vedere il Karma Kit da vicino. il karma kit arriva nella sua confezione dove nella parte frontale ci sarà appunto la visione del tubo con l'atomizzatore montato sopra ai lati quindi il marchio geek vape, geek vape. nella parte quindi più stretta il nome del, dell'oggetto karma kit, karma kit e nella parte quindi posteriore Deck stile Velocity RDA, quindi il dripper, l'RDTA e la praticità nella, comunque, nella versatilità della costruzione della build e tutto quanto. Codice di autenticità, gratte e vinci eccetera e alcune informazioni che siamo abituati quindi a ricevere. Andiamo quindi ad aprire la confezione, ragazzi, il tubo. Informazioni che ci dicono di non utilizzare quindi batterie eh, wrappate male, quindi il consiglio sempre è di utilizzare batterie con, con un wrappaggio ottimale a meno che non lo rifate e di utilizzare esclusivamente atomizzatori con il pin sporgente. Allora è presente quindi un secondo tank. la garanzia piccolo manuale illustrativo c'è anche l'italiano e un sacchetto di spare contenente o-ring per le RDTA e altre o-ring più piccole che andranno all'interno la chiave eh, AT contenente due diverse brugole e la, la punta a stella e grani quindi ragazzi di riserva ma vediamo quindi in sé per sé il nostro tubo ed il nostro atomizzatore. Il tubo è rivestito, è costruito completamente in rame, ragazzi. Completamente in rame e risulta ben fatto ed un'estetica, ragazzi, veramente molto accattivante. Dietro quindi il pulsante, il marchio Geek Vape. andiamo a smontare l'atomizzatore e ne vediamo quindi il tubo nella parte quindi superiore del tubo alcune informazioni contenenti dove è stato manufatto dove è stato quindi costruito esattamente disegnato eh, da GK vape tubo quindi ragazzi ibrido è tutto un pezzo attacco quindi 510 monterà tutti i nostri atomizzatori che tutti i nostri dripper o altri atomizzatori come in questo caso RDTA che vogliamo montarci sopra ragazzi l'importante vi ricordo il pin sporgente in più la, il tubo ha tutte dei buchi per lo sfiato ragazzi della batteria ed è questa una questione quindi di sicurezza Andandolo ad aprire quindi svitandolo troviamo all'interno Un isolatore, come vi dicevo prima, qualora eh, abbiamo una batteria magari leggermente con un graffio sulla wrap, questo sistema di, isolato di isolatore ci aiuterà quindi a non avere problemi. Ricordo che è un sistema meccanico, quindi ragazzi, privo di sicurezza, non ha protezioni. Ed infine, ragazzi, il tasto sotto il tasto d'attivazione è alimentato quindi è movimentato da due calamite che si eh, respingono fra di loro, eh, facendo quindi il movimento, il ritorno praticamente del tasto. È buono ed è contrastato. Qualsiasi problema, volete arrivare ad andare a pulire ehm, le calamite? Basterà quindi semplicemente. Eh, Tirare fuori il pin e con il dito andare quindi a girare, a girare fino a che eh, non si sfida il tutto. Ma facciamo attenzione perché le due calamite che si respingono potrebbero quindi eh, avere una gittata. Qualora caschi per terra, c'è il rischio che la calamita si possa spezzare. Infine, il nome del tubo: il black ring. L'atomizzatore considerato come RDTA, quindi la coil da sopra con il pescaggio del liquido da sotto. Lo andiamo a smontare, ragazzi, e lo vediamo quindi nelle sue parti. La parte superiore dove regolerà l'aria, il sistema di airflow, Quindi, nel caso della dual coil, avremo la possibilità di lasciare. Aperti gli spazi dei buchi nel caso quindi di single coil, utilizzeremo solo ed esclusivamente questa parte perché la parte sovrapposta, la parte dietro, praticamente sarà chiusa dall'aria. Continuando. Lo svitiamo. Abbiamo quindi la parte superiore bella lavorata con la parte del deck stile, quindi Velocity il tank, ragazzi, che ha eh, una eh, capienza di 5 ml, il sotto del, dell'atomizzatore, quindi karma, come vi dicevo, pire sporgente, è di 25 mm. Quindi, qualora vogliamo utilizzarlo in RDTA, ragazzi, costruiremo quindi le nostre coil ed il codone andrà a passare per queste grandi quattro asole fino ad incontrare il liquido nel nostro tank io invece proporrò la recensione ragazzi con il, eh, con il dripper quindi con l'RDA e adesso lo andiamo a smontare vi faccio vedere quindi le sue parti basterà semplicemente svidarlo e ci rimane il deck questa parte non ci servirà più quindi andremo ad eliminare anch'essa. Ok. Ed andremo quindi ad avvitare la parte del deck sulla parte posteriore del nostro atomezzatore, risultato finale. Una basetta con deck per RDA che andrà quindi poi montata la parte del corpo ed infine quello che vi dicevo prima la parte dell'aria quindi dalla parte ragazzi del corpo andremo con un dito a sfilare l'anello dove in caso di RDTA Faremo quindi il refill da questa parte, rimane il corpo più aperto. Dove andremo ad inserirlo ed infine la parte superiore con le due aperture laterali in modo da avere una dual coil molto ariosa. Bene, ragazzi, andiamo a rigenerare. la rigenerazione ho fatto due coil da 3 mm di diametro interno e le andrò ad inserire sul deck andiamo ad aprire quindi i grani ci tengo a mostrarvi quanto possano essere quindi i grani del deck ecco qua molto molto aperti una volta ragazzi inserite le coil andremo quindi a tagliare le parti in eccedenza chiedo scusa ho usato un Nambu Wire per la mia recensione E passiamo al cotone. Per il cotone userò un Kendo Vape Cotton Gold Edition. Il cotone è buono a mio parere, rilascia un ottimo aroma. Ma ha bisogno di un po' di tempo per, per l'assorbimento del liquido all'inizio. Quindi ha bisogno di una sorta di tempo. Affinché il liquido possa essere assorbito dopo le prime svapate, ragazzi, il cotone quindi rilascerà veramente un buon aroma. Stesso discorso, quindi dall'altra parte. Quindi la condizione, ragazzi, finale a cotone ultimato è questa: bagnerei il mio cotone con dell'ottimo liquido. E quindi, come vi dicevo, ragazzi, lo lascerei assorbire al cotone per cui necessita del tempo. Una volta assorbito quindi il liquido, piccole micro attivazioni. Ed andiamo quindi ad inserire, ragazzi, la nostra batteria 18650 del nostro tubo, dove il positivo sarà rivolto verso il basso, appunto, dove per sicurezza sono predisposti questi buchi per lo sfiato della stessa, quindi della batteria, qualora e dico qualora possa succedere qualsiasi problema e o inconveniente. Svitiamo quindi la basetta dell'RDA, ne asciughiamo onde evitare problemi e la andiamo ad inserire quindi sul nostro tubo Ne facciamo un paio di attivazioni e lo andiamo quindi a provare. Ragazzi, ci vediamo nella prova di svapo. Considerazioni finali, Karma Kit di Kick Vape. Innanzitutto dispositivo meccanico, quindi privo di protezioni. Usiamo la testa quando ne facciamo il suo utilizzo. L'atomizzatore eh, è molto reattivo, si comporta veramente bene all'attivazione del tasto. Eh, L'atomizzatore. è eh, abbiamo visto l'RDTA, eh, nulla di nuovo quindi un classico atomizzatore RDTA con le coil alte ed il pescaggio delle coil del liquido con il cotone rivolto verso il basso. Eh, la lavorazione dell'atomizzatore è bella per una bellissima estetica, è completamente in rame. Unica cosa, ragazzi, che non ho notato è: non c'è quindi la ghiera, un anello, un ring o qualcosa per il blocco tasto. Eh, però eh, il tasto è interna, interno bisogna fare quindi una buona pressione affinché si attivi ed ogni volta quindi che lo si appoggia sul tavolo non si attiverà il costo del kit è di 55 euro circa ragazzi ho visto offerte che lo vendono a 50 e shop che lo vendono a 59 quindi una media totale di... 55 euro ci può stare, ragazzi. Ci può stare per chi vuole quindi approcciarsi al mondo dei meccanici con un dispositivo, quindi con delle buone protezioni che ci fornisce un tubo meccanico e l'atomizzatore. Eh, è veramente, ragazzi, un buon prodotto di buona fattura e lavora bene. Eh, io eh, ci tenevo a farvelo vedere perché mi era stato richiesto. Eh, di recensire questo prodotto da un, da un amico, da un ragazzo del, del gruppo, eh, ho trovato quindi eh, l'occasione di prendere il kit. Infatti, l'ho pagato 49 euro ragazzi e ne sono rimasto quindi entusiasta, veramente contenta. L'atomizzatore, quindi, lavora bene. Ce ne sono anche di migliori, per carità, però, nel costo complessivo, ragazzi, non ci si può lamentare. Il tubo lavora bene, ha delle protezioni, eh, quindi, ragazzi, senza veramente lamento, eh, 55 euro è una spesa ideale. Io eh, ci tengo quindi a ringraziare ragazzi tutti quanti voi perché mi avete portato alla soglia dei mille iscritti. Voglio ringraziare Andrea PNK Nonni perché è il ragazzo che si occupa della grafica del canale, mi ha fatto il logo. Andrea ti ringrazio tantissimo eh, voglio invitarvi quindi ulteriormente a seguire le mie recensioni ed a iscrivervi al mio canale YouTube Onlisvapo. Oh, eh, lasciate ragazzi un commento alla fine del video su youtube sul karma kit cosa ne pensate io vi ho detto la mia eh, tubo ramato bello anche quindi esteticamente si comporta bene il rilascio dell'aroma quindi è molto gradevole conoscendo quindi il mio liquido ragazzi l'ho svapato quasi tutto io vi saluto tutti quanti ragazzi e vi ringrazio alla mia prossima recensione. Questa volta invece di un tubo meccanico, ragazzi, tratterò una box. Ciao a tutti, saluti Mr Nino.